Ci troviamo su un circuito di Las Vegas. Le telecamere riprendono la corsa da ogni angolazione, fornendo agli spettatori anche il punto di vista del pilota. A bordo della vettura numero 3, il pilota Dave Herstock combatte per impedire al rivale Robert Sanders di rubargli la posizione. I due si toccano e questo non va giù a Sanders. Alla curva successiva tampona Herstock, causando il finimondo. Questo semplice tocco innesca una reazione a catena di collisioni. Dentro il suo abitacolo, Dave si aggrappa disperatamente al volante. Sulla 66, il pilota Scott Horner non ha tempo di reagire. Anche la 18 non riesce a evitare la bagarre. Solo una vettura tra quelle coinvolte ce la fa a recuperare. Si tratta della numero 4, pilotata da Scott Sanders. Incredibilmente il testacoda non sortisce alcun danno e Scott si rimette in pista. Per quanto riguarda l'artefice di questo groviglio, il pilota Robert Sanders, eccolo mentre se ne va solitario, mettendo in fila tutti gli inseguitori. Ma non va lontano. La gara infatti viene interrotta e mentre da sotto la vettura 66 si innesca un principio di incendio, fanno la loro comparsa i vigili del fuoco. I soccorritori si avvicinano alle auto incidentate per assicurarsi delle condizioni dei piloti. Sono preoccupati soprattutto per la salute di Dave Herstock. Per fortuna sta benone. Lo stesso non si può dire della sua macchina e di quelle dei suoi colleghi. Tre piloti devono abbandonare la gara. Assieme a loro se ne va anche Robert Sanders, squalificato dai giudici per comportamento scorretto. Il messaggio dei giudici è chiaro. Cercare la vittoria è fondamentale, ma questo non deve mai accadere a scapito della sicurezza.